Ciao a tutti, ho il piacere di ospitare Pierluigi Peruffo, blogger e consulente filosofico e autore del libro Il virus benefico, pubblicato nel 2018. Ciao Pierluigi. Ciao Alberto, grazie mille per l'invito. E grazie a tutti e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Adesso faccio vedere il libro, Il virus benefico. Io inizierei subito con la prima domanda. Cosa ti ha spinto nel fare consulente filosofico e di cosa si tratta? Allora, il counseling filosofico è una relazione d'aiuto basata su strumenti filosofici. E mi ha spinto un po' che non lo so, è la natura, è il percorso della nostra vita che a un certo punto ci porta a sentire certe cose e ci troviamo lì. Forse è difficile capire perché facciamo certe cose, perché poi le approfondiamo, le amiamo. Considerando il periodo che stiamo attraversando, direi che il counseling filosofico è stata una scelta azzeccata, perché è una disciplina che mi ha portato in un certo modo a conoscermi, ad ascoltarmi e a cercare di ascoltare anche le persone. E in questo periodo direi che vedi che, insomma, le difficoltà sono tante. E avere degli strumenti filosofici di libero pensiero capaci di portarci ad ascoltare, a riflettere, a pensare, la cosa si è alla fine rivelata propizia, si è rivelata saggia. Adesso capire il mistero che mi ha portato a fare questo percorso è veramente difficile. Che altro ti potrei dire del counseling filosofico? C'è una differenza, ad esempio, tra il percorso che fa il counseling filosofico e quello che è il percorso della psicoterapia. Perché seguendo le domande esistenziali, seguendo il percorso della filosofia, non si entra nella dimensione psicopatologica, ma si sta all'interno di una dimensione di significato e di ricerca ricerca ultima del significato della vita, stando appunto fuori da tutta una serie di dinamiche che sono tipiche dei percorsi di psicologia che indaga le psicopatologie. Non vorrei entrare troppo poi nel tecnico in queste cose, ma diciamo che questo è il counseling filosofico a grandi linee. La cosa che più amo è il modo in cui poi declino il counseling filosofico, perché poi secondo me ognuno, come ad esempio uno psicologo o diciamo anche un artista, una persona che suona ad esempio la chitarra, poi la suona a modo suo. E il mio modo di svolgere questa attività è molto legato alla dimensione anche della spiritualità, delle religioni e alla dimensione mistica dell'esistenza. Quindi l'aspetto che più mi coinvolge anche nei dialoghi, negli incontri, nei colloqui, sono quelle dimensioni che toccano le domande ultime, prime ed ultime, come diceva Krishnamurti, della nostra vita. Quindi chi siamo? Perché veniamo al mondo? Che cos'è la morte? Che se ci pensiamo sono tutte domande che in questo periodo sono estremamente importanti e darebbero un enorme significato anche a tutto ciò che sta accadendo. E forse tutto ciò che sta accadendo accade proprio perché sono domande che in un certo senso sono state dimenticate. Perché ritorno un secondo al discorso, ad esempio, del rivolgersi ad uno psicologo per dei problemi. Le nostre domande tendono ad essere molto specifiche, cioè è difficile che tu vada da uno psicologo chiedendo: mi sto interrogando sul senso della vita. Può essere, può succedere, magari puoi incontrare uno psicologo bravissimo o uno psichiatra, ma tendenzialmente le persone vanno da queste figure chiedendo la risoluzione di specifici problemi o vengono mandate perché i familiari gli dicono: guarda, tu sei completamente esaurito, devi andare a parlare con qualcuno, vatti a curare, eccetera. Diversa è la filosofia e il counseling filosofico, cioè è praticamente quello che dovremmo fare costantemente nella nostra vita, indagare, ricercare, osservare
e mantenere le domande più belle e giganti proprio di fronte ai nostri occhi. Mi viene in mente il filosofo Wittgenstein, che diceva che la filosofia, se non aiuta la mosca ad uscire dalla bottiglia, non serve a niente. Faceva questa metafora per dire che se la filosofia poi non si traduce in una pratica, in un qualcosa che fai, che ti porta ad essere felice, ad uscire dai problemi, ma non solo per toglierti da un inghippo, ma perché per realizzare qualcosa di vasto e di bello, non si sa bene a cosa serva questa filosofia. E quindi diciamo che il counseling filosofico io lo rivolgo prima a me stesso. Infatti, se pensi anche alla parola counseling filosofico, viene da consulo, che è prendersi cura filosoficamente. Filosofia è amore del sapere, è una parola un po'... Comunque è amore del conoscere. Quindi non è un conoscere, ma è amare il processo di conoscenza. Quindi ti prendi cura di te stesso e delle persone attraverso un processo amorevole che osserva e cerca di capire le cose. Ecco, quindi questo cerco di fare in primis verso me stesso e poi verso le persone che magari trovano un senso in quel che rifletto, penso, indago o offro attraverso gli spazi social e quindi poi ho le mie cavie, diciamo, dato che siamo tutti cavi in questo periodo, faccio anch'io esperimenti sugli esseri umani, in sostanza. Infatti dicono che noi siamo dei sorci. Infatti, esatto, ma io spittisco di solito. Che però ancora non ho capito, siamo sorci oppure quattro gatti? Io ancora non... A Vicenza i gatti, i sorci fanno la stessa fine. Ah sì. Vengono trattati forse meglio i sorci dei gatti, quindi a me va tutto bene, tutto sommato. Però ti dico, in questo periodo a volte con gli amici, quando vado in qualche bar, dato che o stai al bancone in piedi o se no devi stare fuori, io mentre mi muovo in giro squittisco. Cioè mi guardano un po' strano, però la mia dimensione sorta mi piace. Allora, da quasi 2 anni stiamo vivendo in una situazione di distanziamento sociale che sta provocando danni alle persone, in particolare agli anziani e ai bambini. Cosa pensi di questa situazione? Che siamo alla follia, posso dire. Perché il problema, la domanda è: stiamo provocando danni agli anziani e ai bambini a causa del lockdown per 3 minori su 4? Sì, appunto, lo stiamo creando attraverso le misure di contenimento del morbo, chiamiamolo così per evitare... o è il morbo che crea il problema? Cioè, è quella un po' la domanda che dovremmo... Io mi ricordo l'OMS che ad un certo punto disse a chiare lettere, ma le lettere evidentemente non sono abbastanza grandi, che i lockdown stavano generando un danno peggiore del morbo che dovevano andare a contenere. Poi mi ricordo la pubblicazione delle statistiche dell'aumento dei disturbi fra i minori, i suicidi, e non cambia, cioè, non so tu Alberto come la vedi, ma mi pare che il governo, a prescindere, cioè siamo giunti ad un punto in cui tu puoi tirar fuori tutti i dati matematici, scientifici, i dubbi scientifici, non cambia niente, cioè non cambia niente, la direzione è quella di mantenere una condizione sociale di enorme tensione e stress. Adesso siamo passati dai lockdown, la segregazione, ad avere una parte della popolazione che sostanzialmente è costantemente discriminata, massacrata attraverso la televisione, e con un'altra parte che si cerca di fomentare, aizzare in ogni modo possibile. Ora, cioè una persona, tua domandami, una persona pensante che cosa può dire? In più trovi dei filosofi, degli psicologi, sto sentendo delle cose stranissime in televisione, dire che chi pone dei dubbi, chi si chiede ma qual è il senso di questa cosa, è pazzo, ma non sono persone proprio ignote. Abbiamo avuto Galimberti, l'altro giorno Crepè, non ho capito perché Crepè all'inizio diceva che tutto ciò provoca danni, adesso sta dicendo che coloro che manifestano sono tutti dei pazzi. O guarda troppa TV,
perché pensa che in piazza ci siano tutti i fascisti, o se no non li riesco a capire, perché la base della tessera infame qua che hanno messo, Green Pass, o chiamano come vogliamo, cioè, non riesco a capire le basi scientifiche di questa cosa, però non sono solo io che non le capisco, mi sembra che non le capiscono un'infinità di persone anche del mainstream, per dire, si sono mosse un po', e tutto un certo numero di scienziati e di medici. E non cambia niente, non riesci a spostare la linea che la politica sta mantenendo. Allora, ad un certo punto, di fronte a tutta questa follia, secondo me c'è una lucidità. Ed è quella di portare avanti questo tipo di politiche discriminatorie, paralizzanti della società, restrittive. Ora, gli scopi voglio lasciar perdere, perché sennò sei un complottista e tutte queste menate. Ma ad un certo punto, se non c'è più nessuna logica che tiene in piedi una condizione di tale violenza sociale, perché non porta nessun benessere, perché non va da nessuna parte, che cosa ci rimane da dire se non... mi dispiace, ma andiamo in piazza, lo dicevo oggi, dovremmo essere in piazza in 80 milioni. Siamo in 60, ma dovremmo moltiplicarci, come vedo, dicevo oggi, che si moltiplicano le varianti. Poi non so se hai notato questa cosa buffa, la discutevo oggi sui miei spazi. Allora, la prima forma del morbo era estremamente contagiosa, poi è arrivata la variante che era 10 volte più contagiosa, poi c'è stata un'altra variante che era 10 volte più contagiosa della seconda, che era 10 volte più contagiosa. Adesso c'è la variante, come si chiama, Delta Plus, che è 50, cioè hanno detto in TV di quelle cose. Allora, però la matematica, se la prima variante è 10 volte più contagiosa, la seconda è 10 più della prima, devo fare 10 per 10 per 10 per 10, dicevo, cavolo, oggi un infetto va fuori in strada, molla uno starnuto e fa un genocidio, ammazzano. Cosa vuoi che ti dico? Guarda, faccio leggere questo dell'ANSA. Sono morti in forma più leggera. Sì. Cioè... E qua ci sarebbe da fare counseling, bisognerebbe chiedergli la morte in forma leggera, che tipo di dimensione esistenziale è? Io vorrei chiederlo a sono morti in forma... Ma che cosa vuol dire? Non lo so, guarda. Poi sto chiedendo a te perché io non lo so. Ah, beh, io lo chiedo a tutti quelli che ci guardano, lo chiedo ai vari geni... Perché poi, scusa Alberto, ma una cosa che mi fa morire da ridere. Adesso, questa è un'ansia. È un'ansia delle tante, però dice Israele, dei 20 morti per Covid di ieri, 15 erano vaccinati. Continuiamo a leggere queste cose e 5 minuti dopo esce un articolo di Repubblica o del Corriere che dice che sono tutte false. Ora, trovatevi fra di voi, trovatevi tra quelli che lanciano queste ansie, trovatevi, magari menatevi che ci fate un favore e chiudetela, perché i dati... Vabbè, adesso non c'è neanche più, ma ieri sono usciti i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, è venuta fuori una guerra, non so se li hai letti, dicevano che sono stati mal interpretati dai soliti Novax, dai complottisti, perché riponevano il problema, rimettevano l'attenzione sul problema di quante persone completamente sane sono state uccise dal morbo. Però, ecco, vorrei dire solo questo. A me pare che il dialogo non ci sia stato sin dall'inizio. Cioè, quell'atteggiamento del buon ricercare e capire qual è la strada migliore, sin dall'inizio non c'è stato. C'è stata una dimensione politicizzata con delle finalità politiche estremamente esplicite, oltretutto, e aggressive. Perché nel momento in cui tu vedi un medico che solleva un dito e dice «Ma guarda che io ho notato questa cosa», e se per qualche strano motivo andava fuori da quella che era la linea intrapresa dal governo, veniva massacrato a reti unificate, cioè non è che ci vuole un genio per capire che qualcosa non funziona. E credo che sia questo che stia facendo veramente male a tante persone, sta facendo stare male tante persone. Tra l'altro... La disonestà dell'informazione e del dialogo che viene utilizzato di norma. Cioè non stiamo assieme cercando una strada per vedere qual è il problema e come uscirne. Stiamo cercando tutta una serie di strade che è evidente che vanno a danno del corpo sociale visto come un'unica
forma un'unità e va a vantaggio di piccoli elementi. Dopo ti dicono, ecco, cioè già detto così non so se lo capiscono, perché detto così non è abbastanza complottista. Però se poi glielo spieghi e gli dici, guarda che è evidente che ci sono degli interessi di parte che stanno schiacciando il buon discorso, ti dicono che hai dei disturbi, come dice qualche grande filosofo o psicologo. Ma come ho dei disturbi? Ma basta che poi vai a vedere anche un attimo i dati economici. Basta che ti guardi il giornale, guardi un giornale e c'è scritto che Soros insieme a Bill Gates si sono comprati la fabbrica di tamponi. Cioè, come dicevo oggi, ti tamponano due volte, perché uno fa vaccini e al 10% è praticamente è il più grande finanziatore dell'OMS, non so se addirittura ha superato gli Stati Uniti d'America, l'amico Bill. Adesso si è messo insieme a Soros, che è una nota persona colma d'amore, di cuore verso le popolazioni, a fare i tamponi. Quindi guarda la nostra immagine adesso, qua siamo uno e uno. Tu da una parte e dall'altra. Allora, tu vieni tamponato, io vengo vaccinato o l'inversione. Questi ci hanno guadagnato comunque. E dopo dice... Allora, qualcuno può dire che pensieri complottisti questi. O magari ti dicono... Ma non lo so più cosa ti dicono. Non lo so. Comunque c'è chi ci piace essere tamponato. Vi sono queste ideologie un po'... Allora, comunque per Luigi, tu non ti senti disadattato in questa società malata? Ti faccio leggere una frase di Krishnamurti, infatti ne parli spesso, e se puoi darci qualche suggerimento per creare una nuova visione di vita o di società. Sì, non è indice di buona salute mentale essere ben adattati ad una società malata. E qua il problema però, se lo osserviamo in maniera un po' logica, è capire chi è il malato. Cioè, se chiedi a me, ti dico che io mi sento, se mi hai chiesto se mi sento un disadattato, io ho fatto anche alcuni video sulla meraviglia di essere disadattato in una società malata, quindi io in realtà mi sento adattatissimo in me stesso, con me stesso, con la società che vedo, dico questa sta male, sta società, facciamogli counseling filosofico. Cioè, quindi potenzialmente oggi ho milioni di clienti, dopo non pagano perché non pensano di essere con un disagio, però... Ti devo dire che io mi sento benino, mi sentivo quasi peggio nella società pre-Covid, che si sentiva anche molto... cioè era talmente confusa, perché non è che siamo dove siamo per caso, ci siamo perché prima c'erano cose che non andavano, ma tutto sommato la ruota del criceto girava e quindi il problema non emergeva, tutto sommato. Dai, a fine mese tutti ci arrivavano, qualcuno guadagnava molto. E poi il potere soprattutto non era così violento e aggressivo. Adesso lo è diventato. E quindi mi sentivo quasi peggio prima a vedere quanto in realtà c'erano degli elementi di profonda violenza che non venivano percepiti. Adesso un po' meglio. Cioè è vero che c'è una parte che ha ancora molto potere che dice che tutti quelli che sostanzialmente si pongono dei dubbi, pensano, magari vorrebbero mantenere una dimensione democratica, costituzionale di libertà, sono malati di mente. Curiosa sta cosa. Però almeno siamo aumentati. Quindi ti dico che oggi mi sento anche meno solo di un tempo. La cosa del buon Krishnamurti è che pone un tema che è veramente da analizzare. Ad esempio, quando in televisione dicono quella parte lì è malata di mente, perché questo cercano di fare, patologicizzare il dissenso, ma non è neanche il dissenso, il pensiero che indaga e dice magari un dubbio, no, tu sei malato di mente. Allora bisogna un attimo capire come riusciamo a verificare chi ha il disturbo, chi realmente ha il disturbo. E non so se te la ricordi, l'hai sentita, l'hanno ripetuta molte volte questa frase, la mia libertà inizia... Cioè, la mia libertà finisce dove inizia la tua. Questa frase è, ma la ripetono, scrivono su giornali, la ripetono in TV. Allora, lo diciamo in maniera pacata.
è senza senso, è vuota, perché dobbiamo decidere dov'è che la mia libertà invalida la tua o è la tua che invalida la mia. Perché se guardiamo il dibattito che abbiamo adesso, chi dice? Cioè, ma dimmi te che discorsi di logica elementare che dobbiamo fare. A volte è veramente agghiacciante la cosa. Dico, una persona che dice io non voglio subire una costrizione sul mio fisico, è, ovviamente quella persona lì ritiene che l'intenzione dell'altro, cioè la libertà di essere sano dell'altro, sta invadendo la sua. E questi ti rispondono, no, la tua libertà di contagiare finisce quando inizia la mia, di stare bene in salute. Ma c'è un cavolo di concetto problematico di salute. Allora loro cosa fanno? Semplicemente attraverso una forza mediatica ripetono uno slogan vuoto perché non ha l'elemento base sotto, verificato, cioè chi ha ragione, dove sta la verità. La verità è una cosa che è completamente svanita dal dibattito. Cioè tu non devi più parlare di verità, cerchiamo la verità? No. Ad esempio, so che tu ami i Vangeli, diciamola così in maniera ampia. Nei Vangeli, non so se Bergoglio se lo ricorda, c'è scritto che la verità ci renderà liberi. Gesù non parla di libertà, la tua libertà inizia dove finisce la mia. Non dice queste cose. Vabbè, uno può dirmi oggi, vabbè, Gesù era uno che non stava bene. Ok, però se inizia a dirmelo la Chiesa, che è un problema. Cioè, c'è scritto che la verità ti dà libertà. Se tu inizi a parlarmi della libertà, fai un errore proprio di ricerca. Perché se la scienza si muove senza cercare la verità di qualcosa, ma inizia la scienza a dire questa è libertà, questo trattamento è giusto. Ma non è un percorso filosofico, scientifico, e nemmeno cristiano, se proprio devo dirla tutta. Cioè, neanche cristiano, quindi li hai tutti e tre contro. La filosofia, la religione e poi qual era il terzo? Insomma, li hai tutti contro. Padre, Figlio e Spirito Santo. Esatto. Allora. Ma perché il problema è la verità? Quando tu ti senti gente che continua a dibattere, no, tu lo devi fare per proteggere i più fragili. L'altro giorno ho fatto un'altra riflessione che mi stavo per mordere le dita perché dove sono finiti i più fragili? Camilla Canepa è morta. E all'inizio hanno detto che era responsabilità sua perché non aveva dichiarato le fragilità. Adesso ti dicono che nessuno è fragile, anzi, che i più fragili si devono vaccinare. Allora, quando gli è convenuto, la persona morta probabilmente era morta perché non ha dichiarato fragilità. Adesso dicono che se sei fragile devi correre a vaccinarti. Ma non c'è logica. No, c'è una logica, c'è, o meglio, non è una logica, è una coerenza. Tutti devono fare sta roba, zitti, muti, distanziati, buoni. Oggi leggevo, non mi ricordo chi era, Palù o qualcuno, forse tornano i lockdown, il distanziamento, ci sarà una nuova variante, un nuovo virus pericoloso. Io vedo solo una cosa che è costante, lineare. Se devo fare un'indagine filosofica, esistenziale, anche in un certo senso scientifica, cos'è che noto come condizione costante? La costruzione di una perenne disgregazione sociale, una costante disgregazione sociale e un non voler mai abbassare il livello di paura. Ma la paura funziona, cioè... Ad esempio, secondo me, i grandi assenti di questa società sono gli insegnanti e la scuola in generale. Però di questo devo parlare in caso un'altra diretta, magari anche con te. Ma un altro grande assente è anche le varie autorità religiose delle filosofie orientali, che tra l'altro hanno accettato anche il marchio della bestia, diciamo il siero maledetto, come ad esempio il Dalai Lama, che anche lui lo sponsorizza. Questo vuoi dire qualcosa a proposito di questo oppure parliamo direttamente dell'omino vestito di bianco? L'omino bianco. No, allora ti posso dire, dal mio punto di vista, quello che devo chiamare siero, perché sennò YouTube tende a bloccare di più perché la parola, l'altra, non va bene. Io non lo... cioè, il marchio è il Green Pass, che lo trovo una cosa infame. Il siero...
Vi dico, l'ho già detto in altri momenti, il pensiero più sensato che ho trovato fra i vari scienziati che ho ascoltato mi è sembrato quello di Robert Malone. Adesso non posso fare tutto ma sostanzialmente ha detto: chi vuole fare questo siero lo faccia, in alcune persone potrebbe essere anche utile, in altre persone no. Più scende l'età, più non va bene, secondo questo scienziato. Quindi il mio problema non è cioè io non vedo nessun problema sul fatto che la scienza possa offrire delle strade di cura a qualunque tipo di... Vuoi curarti anche l'influenza perché non la devi più avere, non vuoi avere 37,5 di febbre. Allora uno sceglie, va a farsi 5 vaccini a settembre contro l'influenza, un altro si vuole fare 38,5 di febbre perché ad esempio io quando ho 38,5 ci sto anche bene. Vado un po' a lettuccio, mi piglio la tisana e sto bene. Il problema sta lì, in quell'aspetto lì. Tanto per non amo utilizzare dimensioni troppo apocalittiche sul... È una scelta, ognuno faccia una scelta. I percorsi di cura non possono essere imposti, salvo che uno... No, cioè, i TSO sono condizioni rarissime dove una persona o è pericolosissima per se stessa o è pericolosissima per gli altri. Ma com'è che 20 milioni di persone in Italia, 10, 15 milioni, sentono che non funziona? Cioè, vuoi dirmi che sono tutti andati fuori di testa? Vabbè. Allora, rispetto a questa situazione anomala, estremamente anomala, che a mio avviso ha delle motivazioni ben altre rispetto a questa furia di inoculare a tutti, la Chiesa, il Dalai Lama, cioè, se tu noti, vedi nuovamente la cosa stranissima che si è creata in quest'ultimo anno e mezzo in maniera fortissima, cioè non è strana, in realtà è sempre stata così, ma adesso si è acutizzata da morire. Chi sta in posizioni di potere si è concentrato, si è avvicinato, noi distanziati, loro avvicinatissimi, con un'unica visione, nessuno che esce da quella discussione. Se tu scendi negli strati un po' più profondi della società, diciamo meno apicali del vertice, lì inizi a vedere che c'è il monaco buddista, ne avevo sentiti alcuni che avevano fatto degli attacchi molto forti a questa condizione di destrutturazione psicologica, relazionale e spirituale. Però devi andare sotto. I vertici, ma c'è qualcosa che non quadra nei vertici. Cioè l'omino bianco, come lo chiamo io, perché è bianco. È vestito di bianco. È vestito di bianco. È bianco. Cioè, fa dei discorsi che non... Io non li sento, e non sono un cattolico. Amo le religioni in generale, mi interesso di tutti, tutti. Forse il mio amore maggiore ce l'ho per la tradizione cristiana e buddista. Okay. Ognuno ha le sue idiosincrasie, eccetera. E io non ci sento questo amore, cioè non riesco a capire come possono le figure più importanti di un paese creare un crack, una frattura così potente dentro il paese, addirittura arrivando a dire che se non fai questo sei praticamente addirittura un killer. Ma e gli altri paesi, scusami? Ma gli altri paesi dove non c'è questa cosa sono tutti killer? Cioè, ma come fanno a stare vicini gli uni agli altri? Allora, alcuni si azzardano a dire, pensa a te, che siamo un po' un esperimento, cioè l'Italia è un avamposto, è un esperimento. Anche il Washington Post ha detto questo. Sì, ci arriva, appunto, che non mi sembra proprio il giornale complottista di estrema destra, l'ha scritto nero su bianco. Dopo lo diciamo ai nostri concittadini, diciamo, guarda, questo è il Washington Post, ha detto che ci stanno facendo una specie di esperimento in modello democrazia cinese, che sappiamo che sono molto democratici in Cina. E qua non cambia niente. Questo non è proprio vero, non è vero che non cambia niente, perché mi sembra che le piazze siano piuttosto crescenti. Però a livello di informazione hanno in mano tutto. Se guardi addirittura con il passare dei mesi, vedendo diciamo i diversi partiti, anche il teorico governo e l'opposizione, se li hai visti, sono andati sempre più convergendo verso un'unica direzione e c'è sempre meno distanza, cioè non c'è più l'informazione. Ha fatto la stessa identica cosa. Tu prendi il giornale Libero,
Vabbè, hanno modalità diverse. Questi giornali qua parlano sempre in maniera un po' più rozza, sai che scrivono brutalizzata, quando magari era una che ha avuto un contraddittorio in un dibattito televisivo. Brutalizzata, cioè io non so come riescono a scrivere, però evidentemente i lettori di questi giornali, Repubblica, il Corriere e la Stampa, non usano questi termini, questo linguaggio da sono più fini, più raffinati. Più raffinati, che è quasi peggio, vabbè. Cioè, perché ti fregano meglio. Ma poi se vai a vedere i concetti chiave, sono gli stessi. Cioè, sono completamente identici. È vero che Libero ogni tanto continua a battere sull'immigrato che ha fatto qualcosa di brutto. Lui ce l'ha questa cosa. Invece se vai da Repubblica, gli immigrati vengono qua a portarci una condizione di elevazione spirituale. Hanno queste contrapposizioni che sono estremamente marginali poi rispetto alla sofferenza di una società che si disgrega sempre più economicamente, sta sempre peggio, quindi fanno il giochino su questi temi di dividersi e contrapporsi. Poi però le vere tematiche importanti, là dove si lacera la società e si soffre, non ci sono, quelle non esistono. Chiuderanno, io mi auguro che chiudano. Chiuderanno, non so. No, ma tra l'altro anche ad esempio Mentana ha fatto vedere un film. Lui non ha riconosciuto che era un film e non ha chiesto nemmeno scusa. Questa non sanno dire scusa. No, io te possiamo chiudere qua, forse. Se dici certe cose, chiudi. Non è che sto dando delle false, sto esprimendo delle opinioni. Questo ha mostrato un film dicendo che nei quartieri di periferia delle città americane Donald Trump aveva portato l'America a quel livello. E c'era un film. No, il lanciafiamme era di De Luca. Come? Il lanciafiamme era di De Luca, presidente della regione Campania. Forse sì, era quello. Quello del PD ha detto: aspetta, forse c'è qualcosa nelle periferie, non lo so. Vabbè, è una condizione. Però, guarda, l'abbiamo detto tante volte anche in diversi video. Vedo anche i ragazzi, i brothers che con cui andiamo avanti, sotto lo scrivono, cioè la TV va spenta. No, cioè, guardata, ma spenta. Esatto, non lo so. Adesso sono belli i televisori, a plasma, quello, quindi non sono rozzi come una volta, quindi anche è bello da guardare. Allora, da una parte questo tipo di informazione va abbandonata, dall'altra parte non entriamo nelle utopie senza senso, bisogna ricostruire una dimensione di reale informazione più onesta che vada a proteggere un po' noi tutti. Cioè qua è ovvio che c'è qualcuno che si protegge, chi è che si protegge? Quelli che pagano questi giornali, abbiamo i Benetton, Elkan, Agnelli, ho capito che sono protetti, ma io non ho parentela con questi qua e credo che altri 50 milioni di italiani come minimo non ce l'abbiano. E si vede che c'è una tendenza molto... Quelli che stanno lì in quello che definiamo mainstream e vengono pagati e a fine mese hanno un buono stipendio. Quindi hanno poco interesse di perdere il lavoro in un periodo così delicato e finire poi a trovarsi con il reddito universale che l'omino bianco sogna per tutti. Ecco. Tu parli di lui, giusto? Omino bianco. Sì, è lui. Con la pacciamama, con i cardinali. Ma guarda, la pacciamama ci stava pure, è la cosa meno grave che... Cioè, anche il problema dell'ecumenismo sarebbe un problema gigantesco. Cioè, se lui fosse ben centrato in quelli che sono... in quella che è la tradizione cristiana, la pacciamama poteva anche fare la sua attraversata. Il dialogo meraviglioso con un monaco buddista lo puoi anche avere, perché se le religioni non la smettono di fare questo braccio di ferro che ogni tanto sento adesso ritornare, perché quando vai a queste derive di falso ecumenismo si ricreano delle rigidità molto forti. Secondo me il brutto di tutto ciò è che inizi a percepirlo come la strumentalizzazione di una falsa integrazione che serve a creare una disintegrazione, ma ci sta arrivando anche Topo Gigio. Cioè, non è che stiamo facendo una bella integrazione fra differenti culture dove si ascoltano, dialogano e trovano i punti comuni. Noi stiamo facendo una sorta di mescolanza rapidissima, molto violenta, perché poi gran parte delle
delle migrazioni non è che siano migrazioni di persone serene che dicono adesso vado a farmi un viaggetto in Italia. E quindi abbiamo delle migrazioni che sono prodotte dalla sofferenza, le persone in gran parte o economiche. Sì, vabbè. Dopo ci sono un'infinità di simbolismi, io certe cose non... Mi piace stare sul proprio le cose concretissime ed evidenti. Non mi pare che questo tipo di multiculturalismo e di ecumenismo produca reale benessere, centratura e serenità fra le persone, ma mi pare che stia creando una gran confusione, ecco, mettiamola così. Ma avresti mai pensato di vivere in un regime antumano come questo? Allora, torno sempre a cercare di moderare i termini perché capisco che per me è una deriva estremamente pericolosa. Ci sono un'infinità di interessi in gioco e di gigantesche problematiche che necessiterebbero di un dialogo molto consapevole, pacato, depoliticizzato nel senso negativo del termine, cioè quando la politica diventa ideologica e vuole perseguire degli scopi o estremamente aprioristici o degli scopi estremamente elitari. Quindi, anzi, scusa la cosa, ti dico anche che secondo me questa situazione qua, l'ho detto all'inizio, mi pare, prima del Covid era anche peggio, perché era giocavano meno a carte scoperte, ed è vero che noi come popolo italiano, come europei, come occidentali subivamo meno danni, però i poteri che credo che più o meno stiano sempre giocando questa partita stavano facendo hanno fatto dei danni mostruosi in gran parte del resto del pianeta, quindi noi stavamo un po' in un limbo. E non ti pare antiumano? L'altro giorno è morto, i giornali l'hanno celebrato come sembrava lui, l'omino bianco, un santo, Colin Powell, cioè dal Vietnam, dove è iniziata la sua storia, dove ha fatto disastri, sino a mostrare la boccetta, cioè è andato lì con una boccetta a dire che cosa rappresentava la boccetta. Anche ci faccio prendere in giro, perché dentro la boccetta c'erano le armi di distruzione di massa chimiche di Saddam Hussein, e lui era alle Nazioni Unite e diceva eccola, giri con la boccetta. Doveva suggestionare un popolo che si fa suggestionare da questa sorta di recite che un film scadente hollywoodiano non l'avrebbe mai fatta quell'azione lì. Quell'uomo lì, con tutto l'entourage di George W. Bush e tutto quello che comunque padre che era nella CIA e tutte queste storie che ormai la maggior parte delle persone credo più o meno sappia, avevo visto un sondaggio, mi pare che il 52-53% degli americani non crede alla storia ufficiale sulle Torri Gemelle. Siamo rimasti solo noi nei giornali italiani a dire che è tutto come... Ecco, quella banda lì, che anche Michael Moore ha fatto un bellissimo documentario, dopo la gente mi scrive a Michael Moore, a noi non piace. Io dico, di Michael Moore mi piace, ha fatto un documentario bellissimo, Fahrenheit 9/11, sull'11 settembre. Poi c'è il capolavoro di Mazzucco, basta guardarlo. Ecco, ti pare che non fosse quello un governo, un potere antiumano, con quello che hanno fatto in Iraq? Però, come dicevamo all'inizio, quando ci siamo sentiti io e te, la differenza è che al tempo le bombe cadevano in testa agli iracheni e non cadevano in testa, adesso ci cade di più in testa questo modo di lavorare iniquo, come l'hai chiamato tu, ecco, magari sono parole che a molti... com'è che l'hai definito? Una dittatura distopica, ecco. Sì, antiumana. Antiumana, sì, perché so che quando qualcuno inizia ad utilizzare anche i termini luciferino, cioè, devi anche pensare che abbiamo una gran parte di popolazione che un po' non crede neanche più al sole che si alza la mattina. Quando introduci i termini, no, ma è vero, perché facciamo fatica dopo, se no ricreiamo dei gruppi delle sette. Se diciamo luciferino, hai una parte che dice: ma questi fumano qualcosa, luciferino. Allora, chiamiamolo per quello che è. Un potere, guarda, che ha combattato
centinaia di migliaia di persone le ha massacrate. Dopo decidete voi come chiamarle. Non so il Radical Chic come lo chiamerà, cioè, se vuole chiamarlo un bel potere. Infatti si sta iniziando a parlare di una crisi energetica e climatica per colpa dell'uomo. Secondo loschi individui, come per esempio Roberto Cingolani, che è il ministro della transizione ecologica del governo Draghi, ha detto questo: il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone e che l'essere umano è un parassita. Che ne pensi? Che... Come? No, cosa ne pensi di queste dichiarazioni antumane, cioè, non so, malthusiane, puoi chiamarle come vuoi, però... Diciamo che tra i miei libri non ho Cingolani, ma ho Gandhi. Gandhi diceva che il pianeta è abbastanza abbondante, ricco e grande per sfamare le necessità di tutti, ma non l'egoismo di ciascuno. Mi pare che Gandhi un po'... Quindi il vero problema di una certa filosofia malthusiana è che se tutte le persone dovessero vivere come Bill Gates, Soros, magari anche i nostri quattro politici, allora sì, ti assicuro che non è tarato neanche per 3 miliardi di persone. Penso che sia tarato per 30 milioni di persone. Mi pare che Bill è la faccia, la macchietta più visibile, perché dietro dobbiamo andare a BlackRock, a Vanguard, cioè ci sono dei fondi con delle persone che probabilmente Bill se lo mangiano vivo. Però noi, come essere umano medio, con una coscienza media, dovremmo identificare il problema climatico anche dentro una dimensione esistenziale egoistica, così torno alla filosofia, perché se no sembra... Cioè, se l'essere umano costruisce assieme un progetto di vita, allora va a riequilibrare le cose dicendo, ripescando Gandhi e trovando senso in quel che diceva. Cioè, a me sta bene ridimensionarmi, ma ti ridimensioni prima tu, che stai occupando miliardi di posti e di spazio e di vite, dato che Bill, per dire, è il più grande proprietario di terre degli Stati Uniti. Possiede il 10% dell'OMS. Ma come fanno le persone a dirmi che un filantropo di tutto va bene, che siamo in una democrazia? Se una persona ha un potere del genere, la democrazia è del gatto, come si dice da queste parti. E dato che noi siamo sorci... O questa democrazia è finita, è dei sorci e basta, la vediamo solo noi la democrazia, è il problema della democrazia. Quindi ti torno a dire, è vero che il pianeta, se tu vuoi girare con un sub 3000, avere 17 case, avere campi, non so se bastino, cioè se 3 miliardi di persone siano, potrebbero essere già troppe. Se una persona ha una, diciamo che... Ah, poi c'è un aspetto, l'ho già trattato altre volte, che è pericolosa questa cosa. Se tu elevi le persone, aiuti le persone a crescere amorevolmente, non ti serve un controllo vietato per governare l'aspetto CO2, quanto ti allarghi, quanto consumi, quanto distruggi il pianeta, perché c'è un armonizzarsi amorevole e innato. Se tu invece le persone le riempi di cose superficiali, di cose inutili, di grandi fratelli, di tutte le porcate che si creano, e li vuoi fare tutti influencer e tutti miliardari, come si chiama quello, ci ha parlato il presidente del Consiglio Conte, ha chiamato Fedez, cioè non mi sembra un povero la Ferragni, un povero. Allora, se questi sono i modelli che offri ai giovani, è ovvio che offri un modello irraggiungibile, ma molti ci provano, e poi gli crei anche un sistema di super controllo, perché non vuoi che si allarghino. Non si devono allargare. Allora, interiormente generiamo una spinta ad allargarci il più possibile. È funzionale a creare un sistema di disperati. Poi esteriormente il potere, in realtà quello effettivo, crea una maglia che cerca di tenerti col reddito universale, 50.000 telecamere. Cioè, noi stiamo lavorando, stiamo in un punto borderline dove, se andiamo da una parte, finiamo dentro la società del controllo. Se ci risvegliamo, finiamo dentro la società della consapevolezza, della collaborazione, della crescita, dell'educazione vera, chiamiamola una società amorevole. Mi pare che il potere non abbia nessuna voglia di avere una società amorevole dove le persone
creano, producono, ma in un senso di collaborazione, di destino comune, che lo progettano assieme. Lo stanno progettando in maniera estremamente verticista e lo stanno imponendo trasversalmente con una serie di balle infinite. Tra l'altro tu parlavi di Grande Fratello, lo sai che c'è l'eliminazione? Quindi, e chi sono quelli eliminati? Guarda caso, faccio vedere anche questa coincidenza. La primula assomiglia a questa esca per formiche. Mi ricorda qualcosa, non diciamo cosa, ma abbiamo capito. Allora, io guarda, voglio solo dire che poi molte associazioni di immagini, di tanti simboli, quando noi focalizziamo la nostra mente verso una direzione, possiamo iniziare a vedere un'infinità di che non necessariamente sono volute o pensate. Torno a dire, non in questa cosa che mi hai mostrato che fa un po' ridere, ma quell'aspetto che molti poi accusano di eccesso di complottismo, di vedere cose, secondo me veramente dobbiamo stare un po' moderati, attenti, perché è controproducente. Bisogna pensare che molte persone non hanno nessuno, cioè già vedere che c'è un problema democratico le terrorizza. Perché se non c'è altra spiegazione, perché quel che sta accadendo non è che sia proprio l'esempio della miglior democrazia più fiorita. Vedere piccoli problemi le terrorizza. Se entriamo dentro associazioni e cose, visioni che possono rievocare cose non diciamo inconfutabili, iniziamo ad essere molto deboli e diamo il fianco a tutta una serie di accuse, di attacchi che poi... Tipo ad esempio... No, dimmi. Tipo ad esempio La Porta dell'Inferno di Rodin, il 15, con l'introduzione della sua passare. Cioè, io ho fatto un video comunque, su quella porta. C'è qualche energia comunque che vogliono attirare, un egregore, pendolo, chiamalo come vuoi. Allora, io ho fatto un video sulla porta di Rodin, o come si pronunci, non tanto cercando di entrare troppo nei simbolismi, in cose difficilmente poi verificabili, ho cercato sempre di stare in quella cosa, ma lo faccio anche apposta, cioè volutamente, in quella cosa che a mio avviso è difficilmente confutabile. Iniziamo da prima del Covid ad avere tutta una serie di immagini, di elementi artistici, coreografici e anche di scelte, proprio nei momenti più delicati dell'esistenza umana, che vanno più a generare inquietudine, terrore, che a rasserenare. Ora, lasciamo perdere, ok, lasciamo stare le massonerie, eccetera. Vogliamo vedere che questi qui non stanno bene? La mettiamo facile? Non stanno bene, perché nel momento di la più grande pandemia, così ce la descrivono, siamo stati a casa un anno e mezzo, adesso non finisce più il terrore, la nuova pandemia, i giornali continuano, domani mattina un'altra pandemia, ma vuoi dirmi che le persone stanno bene a casa? No. Cosa fa? Inauguriamo la porta dell'inferno. Non è che facciamo una giornata di meditazione, di preghiera, inauguriamo la porta del paradiso, dai che usciamo. No. Poi c'è stato il momento dell'Urbi e Torbi, dell'Omino Bianco, che è stata una scena che ha indebolito l'energia delle persone in maniera chiara, cioè sembrava la fine del mondo, l'apocalisse. Possiamo dire che una società che ad un certo punto dimentica la coesione, sì, l'hanno messo fuori sotto la pioggia, ma non poteva stare dentro, cioè anche proprio per il Covid, che dopo ti prendi male. Diciamo che secondo me quando c'è una frattura sempre più forte all'interno del corpo unico sociale, è normale che anche il potere manifesti, anche nelle sue espressioni artistiche, coreografiche, musicali, inizia ad esprimere quel disagio. È ovvio che non ti passa musica celestiale, ma... Vabbè, mettiamola così. Allora, io concluderei. Ovviamente io ti vorrei invitare per altre future interviste, magari in qualche tema specifico,
come parlando ad esempio dell'educazione, della scuola di oggi, come dovrebbe essere. Insomma, questo è un tema interessante anche vicino al tuo mondo comunque. Credo che molte persone, anche soprattutto oggi, molti ragazzi hanno bisogno d'aiuto, anche a livello filosofico, questi temi molto importanti. Con molto piacere. Invito tutti ad andare a iscriversi al canale YouTube e anche al blog dadream.org. Lui ha fatto anche un video dove spiega perché si fa chiamare Dadream, giusto? Sì, sì, non è il mio nome, è il nome di tutti coloro che a mio avviso sono in cammino e cercano. È come il... In Oriente si chiama il Samyazin, è il ricercatore esistenziale. C'è tutta una storia che, vabbè, c'è scritta nel blog. Sì. Se no adesso apriamo un altro file. Che... Ho dovuto aspettare fino a 10.000 iscritti per saperlo. Quindi... Sì. No, guardate, ah, finalmente. Almeno un mistero della vita si è scoperto. Visto piano piano, la conoscenza e poi... Questo era piccolo. Vabbè, io ricambio invitando i miei iscritti, i miei brothers a seguire il tuo spazio e magari anche iscriversi, che poi se facciamo qualche collaborazione, qualche altro momento così, siamo già connessi in un certo senso. Esatto. Io li salutiamo i nostri ascoltatori, come abbiamo deciso, vicini, visto questo distanziamento sociale, virtuale, io una vicinanza la farei. Che dici? Aspetta, allora, prima facciamo il distanziamento. Aspetta, ecco. Esatto. Perché... E adesso... Lontani. Lontani, e adesso... Vinciamo le regole. Ecco. Un corpo unico. Okay. Alberto, grazie mille. Dopo questa, questa diretta è stata proprio per questo e basta. Poi l'altro era contorno. Sì, volevamo fare questo. Prima era una preparazione. Ah, ti ringrazio per Luigi della tua presenza. Grazie. Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao.